Grazie Valentina, presidente Circazzo, vieni, porta i saluti anche tu. Buonasera a tutti, sono Francesca Circazzo, per chi non mi conosce, da 23 anni assieme alla mia collega che è qui presente Lucia, ci occupiamo di piccole donne, accogliamo delle piccole donne presso la comunità Loggia Arcobaleno, donne che spesso sono state maltrattate, spesso è stata negata l'infanzia, donne che non hanno avuto la libertà di poter scegliere come vestirsi o scegliersi il ragazzo che le piace. Quindi tutti i giorni da 23 anni accogliamo queste piccole donne che con coraggio e determinazione riescono ad affrontare la vita, veramente sono di esempio per tutti noi adulti. Prima la festa dell'8 marzo non la consideravo così, forse a scuola se ne parlava poco, non so, qua ci sono molti della mia età, non la ricordo tanto, ma da quando faccio questo lavoro per me è diventata importantissima questo giorno, perché è un giorno che ci permette di incontrarci come questo, come oggi, come questo pomeriggio, è un giorno che ci permette di riflettere proprio dello stato della donna in questa società. E abbiamo fatto tantissimo, tutto con fatica, e per lavorare, come diceva prima la signora, abbiamo fatto tantissimi sacrifici. E io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare, e ho firmato per uscire prima dall'ospedale perché avevo messo al mondo mio figlio, quindi ho firmato e ho scelto di lavorare anche se avevo il timore anche di essere giudicata per questo, e poi ecco, cercare un lavoro che mi desse la possibilità di non lasciare il bambino insomma in giro, quindi abbiamo sempre cercato di fare un lavoro che potesse conciliare la famiglia e il lavoro, cosa che l'uomo pensa poco a questo, anche a tutt'oggi è così, è inutile nasconderci dietro al dito, anche oggi è così. Ho avuto modo di leggere dei compitini che hanno fatto dei bambini della scuola elementare, dove si parlava appunto della famiglia, e con stupore ancora ho letto che alcune bambine hanno scritto: la mamma, il ruolo della mamma è stare a casa, mi fa trovare il dolcino, cucina dopo dal ritorno del lavoro, mentre papà quando torna dal lavoro è molto stanco e quindi si taglia sul divano, gioca alla PlayStation, cioè veramente sono rimasta stupita, anche se abbiamo vissuto tutti un po' questa situazione, pensavo che le cose fossero un po' cambiate. In realtà si sono cambiate, perché da padre padrone, da marito padrone siamo arrivati insomma a donna lavoratrice. Ancora penso che ci sia tanto da fare, sia a livello sociale, politico e lavorativo. Come diceva prima un'altra donna, a livello politico è stato fatto tantissimo, ma è stato necessario introdurre le quote rosa per poter partecipare alla vita politica ed essere attiva e raggiungere quello che si è raggiunto nel 2022, cioè l'elezione della Meloni, che indipendentemente dal partito politico comunque un orgoglio per tutte noi donne e una speranza per tutte noi. Io ritengo che il mio pensiero di oggi è il seguente, che noi per avere diritti non dobbiamo essere uguali agli uomini. Io mi sento orgogliosamente diversa dall'uomo perché sono donna e devo avere diritti in quanto donna e non perché devo essere uguale all'uomo. La donna biologicamente è diversa, quindi non possiamo essere uguali all'uomo, ma dobbiamo avere dobbiamo fare in modo che vengano rispettati i nostri diritti in quanto donna. Brava. Noi siamo d'accordo.